È passato qualche giorno dal nostro primo Natura Camp in Piazza Pitagora e la conversazione, come vi avevamo promesso, sta proseguendo a vari livelli, sui giornali e in rete, lasciando spazio addirittura a qualche suggestione. Cosa farebbe se fosse nominato come prossimo assessore all'ambiente? Questa domanda esplicita la siamo andati a fare al professor Ennio Maccari, nella incantevole sede dell'Associazione Nazionale della Tutela Ambientale da lui presieduta, perché dopo tanti anni di discorsi sull'ambiente vorremmo che perlomeno su alcune questioni basilari si passasse dalle parole ai fatti. Quindi la domanda a monte: cosa farebbe lei se fosse un assessore all'ambiente? Ecco, io mi impegnerei a risolvere queste quattro cose che sono realmente una soluzione per la vita quotidiana del cittadino. Allora, il concetto base è togliere al cittadino questo problema enorme di come dividere i rifiuti. Quindi noi cosa suggeriamo? Di fare quella che noi chiamiamo una raccolta bidifferenziata, che per prima cosa è un regalo per il cittadino, perché il cittadino non deve più impazzire per separare i rifiuti e separarli male. Basterà che ha due buste, una biodegradabile dove metterà il rifiuto organico e l'altra dove mettere tutti gli altri rifiuti che noi produciamo. Con queste due buste noi risolviamo il problema dei rifiuti e dei cittadini. Il concetto nostro è far fare queste operazioni alle macchine. Esistono delle macchine avanzate che fanno questo lavoro e ottengono dei prodotti totalmente valorizzati. L'umido, come voi sapete benissimo, da biogas, senza fare cattivi odori, niente, perché si fa con dei biodigestori anaerobici, quindi senza uscite di gas o di odori. E il rifiuto secco non dà cattivi odori, quindi viene trattato tranquillamente. Quindi le soluzioni sono semplici, perché quando si parla di queste cose, due escono fuori sempre obiezioni. Una è dove lo facciamo e non ci sono gli spazi, la regione dice che non ce l'ha, il comune dice che non ce l'ha, e dove sono i soldi? Questi sono i due temi di solito che vengono sempre fuori. Allora, il comune di Roma a disposizione ha perlomeno in questo momento due aree importanti, una di 600 ettari che è sulla Tiburtina e una di 2100 ettari sull'Aurelia. Allora, io voglio dire, possiamo dire che non abbiamo spazi dove mettere 10 ettari di macchinari o di rifiuti? Dobbiamo trovarne altre due. Ma ci sono comuni tipo Monterotondo, tipo altri che sono a disposizione di trovarci questi 10 ettari. Quindi noi potremmo trovare facilmente questi quattro siti dove portare i rifiuti. Rimane il problema dei soldi, perché la prima cosa, ripeto, una sono dove lo facciamo, l'altra è con quali soldi. Allora ci sono dei finanziamenti importanti europei che finanzierebbero a fondo perduto fino al 50% della spesa. L'altro 50% è un mutuo pagabile in 20 anni, per cui, voglio dire, con i soldi che si risparmiano con queste operazioni, noi non solo paghiamo il mutuo, ma ci guadagniamo. Il comune ci guadagna e, guarda caso, per la prima volta, invece di aumentare la tassa sui rifiuti, si potrebbe arrivare a farla diventare un po' più piccola. Da 40 anni impegnato nell'ambientalismo, il professor Maccari aggiorna e ripropone costantemente questo mix di soluzioni innovative, con un gran lavoro divulgativo che non trova un ascolto istituzionale. Le proposte che vogliamo fare questa sera sono proposte che devono, secondo noi, essere prese dal mondo politico, devono, mi dispiace che adesso qui presente non c'è ancora nessuno
del comune, ma dico devono perché? Perché noi ci troviamo regolarmente di fronte al problema che sentiamo, non so se vi capita, di amministrazioni comunali che litigano tra loro, facciamo, mettiamo, i rifiuti li mando, li porto, li mando all'estero. In una città condannata a contemplare la sua bellezza morente, in 3 anni si sono dimessi 7 amministratori delegati dell'AMA, messi in croce su piccole poste di bilancio su cui si consuma lo scontro politico. Dov'è che si ferma sempre il giocattolo? Si ferma di fronte a chi o ha paura, o non conosce, o ha degli interessi. Non ci dimentichiamo mai questa parte. Vorrei aggiungere un'ultima cosa. L'abbiamo detta, la ripetiamo e la sappiamo tutti. A fianco ai rifiuti, dietro i rifiuti e davanti ai rifiuti ci sono soldi, tanti soldi. Allora se Roma fa 180 milioni l'anno di 180 milioni di euro di rifiuti, io credo che tante persone siano interessate a che le cose non si risolvano. Tante, ma proprio tante. Politici, imprenditori, vecchi, nuovi, non lo so. Però trovo che è un problema che non si vuole risolvere.